tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi vorrei parlarvi dei nuovi prodotti che ho ricevuto della nuova collezione di Kiko, lanciata online il 27 maggio, quindi mercoledì scorso. Quindi Kiko, dopo 2 mesi dal lancio della Modern Tribes, ci propone la nuova collezione estiva, la Miami Beach Babe. Io ho fatto l'ordine ovviamente non lo stesso giorno, ma purtroppo, complice sicuramente il ponte del 2 giugno, ho ricevuto il pacco stamattina, per cui proprio il tempo fisicamente di scartare i prodotti e realizzare il make-up che vedete sul mio viso e diciamo fare il video per darvi quelle che sono sicuramente le mie primissime impressioni. E ora la collezione è sicuramente una collezione molto accattivante, dal packaging in stile pop, una collezione sicuramente giovanile, fresca, frizzante, estiva senza dubbio, e che ci propone finish brillanti, eyeliner e mascara molto colorati, labbra glossate e le mani impreziosite da decorazioni 3D, quindi sicuramente colore è la parola d'ordine, e non solo nel packaging ma anche nei prodotti. Come sempre io parto da quello che potete trovare che io per il momento ancora non ho acquistato, e non ho acquistato il bronzer della collezione perché qualche bronzer lo devo anche saltare, e non ho acquistato il pennarello per tatuaggi temporanei viso e corpo, disponibile in 2 varianti, cuore e stella. Non ho acquistato la pochette molto carina, in realtà porta trucco in 2 tonalità con cerniera a contrasto, disponibile in fucsia o verde acqua, ma vediamo invece quello che io ho acquistato. Ora, prima di tutto volevo dirvi che le confezioni esterne dei prodotti sono queste, per cui un disastro, come vedete sono delle confezioni in plastica trasparenti semplicissime, e io credo di parlare a nome di tutte. Siamo sicuramente contente se Kiko si concentra maggiormente sui prodotti, perché comunque all'esterno, diciamo, queste confezioni almeno al 90% finiscono poi direttamente nella pattumiera. Quello che io ho voluto prendere è stato, diciamo, sicuramente il blush della collezione, che si chiama Double Deco o Deco Blush, e ha un prezzo di 8,90 euro. È disponibile in 3 varianti di colore, quindi abbiamo, diciamo, il corallo, un rosa tenue e questa che ho acquistato io, che è la variante 03 sul fucsia, che si chiama, spero di pronunciare giusto, Kissimmi, come si dice, custodito il blush in questo scrigno fucsia con decorazione geometrica bianca sulla parte frontale. Aprendo il prodotto troviamo praticamente lo specchio e poi giù la gialda che è quindi doppia, nel senso che come vedete presenta doppia tonalità, quindi abbiamo la maggior parte, diciamo, la parte più grande della gialda, che è diciamo di un fucsia rosa sicuramente opaco satinato, e questo è il colore. E invece abbiamo poi uno spicchio che invece è sul un marroncino caldo shimmer, quindi praticamente unendo i 2 colori, io intanto spero di far veloce per farvi vedere l'effetto, unendo i 2 colori si ottiene un bellissimo, io direi un rosa corallo dal finish leggermente luminoso, ma assolutamente niente di invasivo, non è una luminosità di quelle eccessive. Come potete vedere, quindi abbiamo sopra il colore del solo il fucsia, diciamo solo la parte rosata matte, al centro il colore invece shimmer sul marroncino bronzato shimmer, e giù il colore mixato. Ora, ovviamente nel caso in cui, voglio dire, non voleste l'effetto comunque luminoso, si può tranquillamente utilizzare la parte fucsia da sola, così come questa parte qui, il marroncino shimmer, può essere tranquillamente utilizzata come ombretto, che a me comunque piacciono sempre i prodotti multiuso. Kiko ci dice che questo blush ha una texture setosa e fondente, e io sono assolutamente d'accordo, è veramente una texture setosa, morbida, molto sfumabile e direi anche molto pigmentata. Infatti è uno di quei blush con il quale bisogna andare con mano leggera per non prelevare un quantitativo eccessivo di prodotto. Quando ho visto il prezzo del blush, 8,90 euro, ho pensato subito che Kiko aveva notevolmente abbassato i prezzi, perché ricordavo di aver pagato molto di più il blush della collezione Modern Tribes, che è vero, perché questo costa 14,90 euro, però
però contiene 9 grammi di prodotto, mentre questo ne contiene soltanto 8,90 e ne contiene soltanto 4. Una lieve flessione c'è stata sicuramente con il Mosaic Blush della Generation Next, che invece costa 11,90 per 5 grammi di prodotto. Comunque, in generale, io sicuramente, avendo tanti blush, siccome non è un prodotto che si consuma sicuramente in quantità, preferisco sicuramente le confezioni più piccole e con la possibilità quindi di pagarle di meno. È un blush comunque che mi è piaciuto tanto, del quale sicuramente acquisterò la versione corallo. Ho voluto poi prendere un Click Slick Eyeliner al costo di 6,90 euro. È quindi, diciamo, un eyeliner in penna con click system, cioè praticamente si preme il bottoncino che c'è sulla parte, diciamo, inferiore e fuoriesce il prodotto. Il packaging, come vedete, è bellissimo, coloratissimo, turchese e fucsia. E praticamente, diciamo, giù vedete la parte che poi riprende il colore dell'eyeliner interno del prodotto, la parte che si preme per far uscire il prodotto. Spero che si stia mettendo a fuoco. Ora, praticamente, il pennellino di questo eyeliner è questo, ed è, diciamo, un pennellino, ecco, non è un applicatore in feltro, è proprio un pennellino, praticamente. È un pennellino che ha una punta sottile, per cui consente di realizzare sia tratti molto sottili che dei tratti spessi per un look più drammatico. E nell'applicazione il rilascio colore è sicuramente immediato, perché questo prodotto contiene per oltre il 50% acqua, ed è disponibile in 6 tonalità. C'è il color oro, il numero 2, che è questo che ho acquistato io, Delicious Brown, poi c'è un verde, un turchese, un blu e un nero. Io ho acquistato quindi il marroncino proprio per andare, diciamo, sul sicuro, non avendoli visti dal vivo. In realtà nell'anteprima mi sembrava più un colore più chiaro, tendente, diciamo, al caramello, mentre come si può vedere, vediamo se non faccio disastri, è invece un marrone scuro. Ecco qua. Facciamo un altro click, è un marrone scuro, sicuramente molto bello, e in realtà adesso che l'ho applicato questo eyeliner ho avuto, diciamo, in realtà qualche problema nell'applicazione, perché questo è il colore, perché praticamente è molto liquido e si esce facendo questi click, diciamo, sul fondo, però ho notato che facendo un solo click comunque il prodotto ne esce pochissimo e non mi scriveva, e invece andando poi a cliccare, diciamo, di più usciva troppo prodotto. Quindi alla fine ho risolto il problema mettendo praticamente, diciamo, appoggiando proprio una goccia di prodotto, perché è veramente liquida la texture, sul palmo, sulla mano, e quindi poi andandolo a prelevare con il pennellino, continuando, diciamo, l'applicazione poco alla volta. E comunque probabilmente sono io che ancora devo prendere la mano con il prodotto. Poi è uscito il Power Pop Mascara al prezzo di 7,20 euro, mascara effetto volume, disponibile in 4 tonalità intense e accese, e abbiamo il colore 01 Candy Pink Fucsia, che è quello che ho preso io, il blu elettrico, il verde e il nero. Come potete vedere, il pack anche in questo caso è fantastico, perché è verde acqua con praticamente il tappo a righe, quindi del colore poi del mascara, in stile marinaro. Un pack sicuramente bello, come si può dire, di dimensioni abbastanza, diciamo, notevoli, bello, diciamo, compatto, e anche lo scovolino è di notevoli dimensioni. È uno scovolino in silicone che praticamente, come vedete, ha una forma conica, i dentini vanno, diciamo, a diventare sempre più corti dall'interno fino alla punta. È uno scovolino che mi è piaciuto tantissimo, perché va proprio per questa sua forma, riesce proprio ad abbracciare anche le ciglia più piccole, più sottili all'interno dell'occhio. Mi è piaciuta tanto anche la formula di questo mascara, perché non è né troppo densa né troppo liquida, veramente mi sembra un ottimo mascara, apre proprio le ciglia a ventaglio, dà una bella definizione senza assolutamente fare dei grumi. Due considerazioni: io pensavo che questo colore non si vedesse, ho pensato lasciasse un semplice alone rosato, invece, come mi auguro, si veda
è veramente fucsia, cioè le ciglia sono veramente fucsia. Quindi questo è un bel pregio per questo prodotto. E poi sicuramente vorrei comunque acquistarlo magari nella versione nera, che sicuramente è più sfruttabile, riuscirò a valutare meglio sicuramente le qualità del prodotto, perché lo potrò sicuramente sfruttare di più di un colore del genere. Però mi piaceva proprio l'idea, di fare, diciamo, un trucco, tutto, sul fucsia. E quindi questo è il mascara di Kiko della nuova collezione. Dopodiché vorrei farvi vedere quello che secondo me è il pezzo forte della collezione, che è il Deco Delight Lipstick rossetto brillante effetto bagnato, che ha un costo di 7,90 euro. È sicuramente, quindi vi dicevo, il pezzo forte della collezione, il pezzo più ricercato, più che altro per il packaging, che è davvero intrigante. Ora, l'esterno, come avete visto, è, diciamo, viola, con i pois gialli sul coperchio, ma la cosa particolare di questo rossetto è che praticamente questi pois poi si ritrovano anche tridimensionali, quindi in rilievo, proprio sullo stick del rossetto. Il rossetto, che oltretutto ha un odore, un aroma proprio alla vaniglia, giusto per gradire. E praticamente io mi chiedo come gli sia venuto in mente l'idea di fare un rossetto a pois, e soprattutto mi piacerebbe vedere proprio il macchinario che realizza una cosa del genere. Oltretutto io non ho resistito, e ovviamente sono andata a toccare i pois perché volevo capire un attimino, e hanno praticamente una texture tipo gel, quindi comunque non lo fate, perché praticamente uno dei pois che ho toccato è, diciamo, scomparso sotto il mio dito. Comunque è un rossetto, diciamo, molto carino. Qual è il problema? Che comunque è il problema, tra virgolette, che ha una texture sicuramente, diciamo, brillante, dall'effetto bagnato, l'effetto quindi luminoso, contiene nella sua formula degli oli, quindi sicuramente le labbra rimangono morbide e idratate, ma, diciamo, Kiko dice che il colore di questo rossetto è modulabile, quindi che stratificando si ottiene, diciamo, si aggiunge colore. Per quanto mi riguarda invece è un rossetto assolutamente trasparente, che è praticamente equiparabile, per me, ad un gloss, insomma, non rilascia più colore di un gloss. E pensate che io ho preso il colore 06 Margarita Dreams, che almeno dalle anteprime mi sembrava uno dei colori più accesi e più intensi. Comunque, dagli swatch che poi, diciamo, ho visto su internet, il colore più pigmentato dovrebbe essere il colore 05 Mango Twist, che è quello rosso con i pois gialli. Quindi questo qua è il colore 06 Margarita Dreams. Sicuramente è un oggetto bello, divertente, simpatico, però per me, per il tipo, diciamo, di rossetto che io sono abituata a portare, sicuramente, voglio dire, ho comprato uno per il pack, per avere un oggetto particolare, però sicuramente non ne andrò a comprare altri, insomma, ecco, si era, diciamo, capito il senso. Per finire, nella collezione sono usciti i Nail Diva 3D Nail Art Kit, ce l'ho fatta, al prezzo di 8,90 euro, e sono dei kit che sicuramente piaceranno alle appassionate di nail art, per creare quindi delle manicure 3D, quindi tridimensionali e divertenti. I kit sono disponibili in tre colori, rosso, corallo, pesca, e questo che è il Pretty Pink, quello che ho preso io, quindi il fucsia. E praticamente questo kit contiene quindi lo smalto, diciamo, effetto brillante, 240 decorazioni, praticamente per le unghie, ovviamente scontatissimo, comunque 240 decorazioni suddivise tra frutti, fiori e cuoricini, nonché un applicatore con la punta, diciamo, in gomma, che va utilizzato inumidito per, diciamo, prendere con precisione e applicare quindi le decorazioni sull'unghia. Ora, io ero letteralmente terrorizzata dall'utilizzo di questo prodotto, perché non ho mai applicato qualcosa sulle unghie, e quindi veramente speravo di riuscire a farlo per cercare di farvi vedere qualcosa. E alla fine vi dico che lo smalto ha una texture liquidina, però sicuramente il risultato è bello e luminoso. L'applicatore fa il suo dovere, veramente preleva le decorazioni con precisione e le applica con altrettanta precisione.
e ovviamente applicatele su, sullo smalto appena diciamo passato, sullo smalto, vabbè, avete capito, insomma, non deve essere asciutto lo smalto. Dopodiché, quindi, ho attaccato diciamo queste decorazioni, nello specifico una fragolina e un fiorellino, e su di esse poi ho diciamo passato uno strato bello corposo di top coat. Ora, devo dire che in realtà l'effetto non tanto mi ha soddisfatto, ma io non ne capisco tanto di queste cose, però mi sembra che queste decorazioni siano un po', diciamo, grossolane, perché sono proprio spesse, quindi come vedete anche diciamo, sull'unghia fanno proprio spessore, cioè secondo me non fanno un bell'effetto. E oltretutto, rimanendo diciamo un po' sollevate, praticamente io credo che sia facile anche che rimangano impigliate in qualcosa che comunque si stacchino, quindi credo sia diciamo una manicure che diciamo non duri, comunque non dura più di un giorno, ecco, quindi niente, io sicuramente ho fatto l'esperimento è riuscito, però nel seguito continuerò ad utilizzare sicuramente soltanto lo smalto. Detto questo, io sicuramente non vedo l'ora di andare a vedere dal vivo la collezione di Kiko in negozio, perché vorrei aggiungere qualche altro pezzo della collezione ai miei acquisti. Sicuramente per quanto riguarda le prime impressioni di quei prodotti che quindi ho utilizzato, vi dico e vi consiglio proprio ad occhi chiusi il blush, che poi è quello che mi vedete sulle guance, è assolutamente il mascara. Io come al solito spero di esservi stata utile, vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima.